Buongiorno, oggi è sabato, sono quasi le 8, 8:15. Mi sono svegliata. No! Olaf! Mi sono svegliata alle 7 e 7 minuti stamattina. Devo mettermi a pulire, fare una bella pulita con la scopa. Io veramente so che vi sto stressando questa storia dell'aspirapolvere, ma io sono veramente esaurita adesso. Con la scopa è veramente snervante. Comunque, quella ho e quella devo usare. Devo assolutamente cambiare il copridivano, ma mi tocca mettere quello che mi piace un po' meno perché l'altro ancora non l'ho lavato. Ancora un sacco di roba da lavare, non riesco a mettermi in pari. Che poi, con l'aspirapolvere, io una volta alla settimana apro i contenitori del letto e aspiro lì sotto. Farlo con la scopa diventa veramente complicato. Un sacco di cose in realtà diventano complicate con la scopa. Comunque, vado a vestirmi perché sono ancora in pigiama. Prima di iniziare, ci vuole il secondo caffè. Di rito. Ho misurato la glicemia stamattina e ero a 104. È comunque al di sopra dei valori normali, però comunque meglio che 124. Comunque l'unica volta che ce l'avevo giusta era quella volta che poi ho scoperto che la macchinetta aveva le batterie scariche. Che la volta dopo proprio non si accendeva neanche da quanto erano scariche, quindi non so se era veritiero come risultato. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I... Allora, sono le 10 meno un quarto. E scusate, non ho della vostra vita. Per adesso ho messo in ordine, spolverato e fatto i letti, pulito la sabbietta. Ora tocca alla scopa. Ma prima di quello faccio colazione perché inizio ad avere fame. Mangio una fetta incrostata. Non so se farmi un altro caffè, ma no, quindi no. Al massimo potrei farmi un cappuccino se avessi voglia di farlo. Non lo so. Però prima della colazione mi cambio i pantaloni, metto i pantaloncini corti perché veramente sto morendo di caldo adesso. Stamattina faceva freschino quando mi sono alzata, adesso sarà anche perché sono in movimento, poi dopo probabilmente mi tornerà freddo, non lo so.
Comunque, per adesso mi metto in pantaloncini corti, che poi questi pantaloni qua da tuta sono abbastanza caldi. Sono pensati per l'inverno, quindi ho deciso che mi faccio il cappuccino. Mi fermo 5-10 minuti e li dedico alla mia colazione. Sto scaldando il latte e stavo pensando che stasera c'è la finale di Amici, ben diretta e si vota. E io mi chiedo perché non facciano più come prima, che tutte le puntate erano in diretta e c'erano le votazioni da casa. È vero che a volte le ragazzine hanno fatto vincere il personaggio sbagliato, secondo me. Però forse Aaron sarebbe in finale. Io veramente ancora non ci posso pensare che hanno eliminato Aaron e Wax è ancora lì. A questo punto deve vincere Angelina. Anzi, ripensandoci, considerando proprio che sarà il pubblico a votare da casa, è molto probabile invece che vinca Mattia, perché Mattia è amatissimo. Per carità, io trovo che sia un bravo ballerino, un bravo ragazzo, probabilmente se la meriterebbe anche la vittoria, perché no? Per me l'importante è che non vinca Wax. Eccoci qua, cappuccino, crostata, buon appetito. Struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. E anche per oggi è andata. Aspetto un attimo che asciughi il pavimento. Oggi ho dato una bella pulita, ho fatto tutto, i bagni. E così almeno domani, che è domenica, do solo una ripassata. Vi volevo chiedere un consiglio riguardo alla tela, perché io pensavo di metterla qui in camera, quindi ora vi faccio vedere. L'idea sarebbe di farne un'altra della stessa misura, dello stesso stile, sempre Romero Britto. Pensavo di metterne una qua, tipo così, magari un po' più distante. E l'altra ovviamente di qua. Però non sono sicura che ci stia bene, quindi c'è scelto che scava nella sabbietta. Quindi chiedo consiglio a voi, un parere esterno. E secondo voi ci stanno bene? Sono troppo piccole, sono troppo colorate? Non lo so, fatemi sapere la vostra opinione. Comunque, adesso al mezzogiorno e io mi metterò a caricare il video per oggi. Come sono passate 2 ore dalla colazione, ora mi rimisuro la glicemia, lo faccio con voi. Sono anche diventata coraggiosa a bucarmi il dito da sola. Ah. Ma che cazzo, tutte le volte? Cos'è sta roba? No, come errore, che palle sta macchinetta, ora capisco perché non la voleva più Marco. Riproviamo. Andiamo insieme. Ah, buono. 96. Lo rifaccio per sicurezza. No, ma come? 105. Va comunque bene, dai. Sì, però veramente aveva ragione quella ragazza che diceva che sono poco attendibili queste macchinette. Oggi pranzerò con una mozzarella. Non potete capire la gioia che sto provando in questo momento. Oh mio Dio! Ora vi spiego. Praticamente l'altro giorno, in preda alla disperazione per l'aspirapolvere rotta, mentre guardavo su Amazon delle aspirapolveri, valutavano quale magari comprare senza spendere tanto, ho pensato, intanto facciamo accomodare Olaf,
praticamente di contattare le aziende di questi aspirapolveri, quindi ho cercato il nome dell'aspirapolvere, il sito ufficiale diciamo, e ho mandato delle mail chiedendo una collaborazione col mio canale. Non mi hanno risposto e mi mandano l'aspirapolvere. Oh mio Dio, non ci posso ancora credere. Sono troppo contenta. Ovviamente sono super contenta perché, vabbè, mi mandano l'aspirapolvere, che voglio dire, non è cosa da poco, considerata poi la mia disperazione del momento. E poi mi fa un sacco piacere perché hanno ritenuto il mio canale carino, no? Perlomeno. Sono troppo contenta, veramente, troppo contenta. Non vedo l'ora che mi arrivi, non vedo l'ora di farvela vedere. Ovviamente sarò super sincera, lo sapete. E poi comunque, vabbè, vedrete anche nel corso del tempo, perché la uso tutti i giorni, l'aspirapolvere, quindi lo scopriremo insieme poi come mi troverò. Niente, che sono contenta, ve l'ho già detto. Comunque, tra poco dovrebbe arrivare Marco, portiamoci i cani, si stanno volando. Che palle, c'è una bella giornata stamattina, però sono troppo contenta. Sono le 5, devo andare a svegliare Marco, così poi andiamo alla coppa. Non so se prendere la pizza stasera o qualcos'altro. Allora, siamo stati alla coppa, è iniziato a piovere mentre eravamo fuori. Meno male mi ero coperta bene. Comunque abbiamo preso i tappetini e il pane, pastette, le brioche integrali, per polpette vegetali. Alla fine ho preso la pizza, questa per Francesco, e Philadelphia, mascarpone, poi vabbè, c'è due scatolette per gatti e estate è fatta e basta. Ora metto a posto queste cose e poi vado a fare la doccia. Sto preparando le pizze. A quella di Francesco aggiungo il mascarpone, alla mia ancora non lo so. Questa è la pizza proteica senza l'aggiunta di niente. Ora ci aggiungo un po' di scamorza affumicata e poi non lo so. Ok, alla fine ci ho aggiunto un po' di Emmental e un po' di grana grattugiato. Ho fatto una specie di quattro formaggi. Tra poco inizia la finale di Amici, quindi io vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video. No, vabbè, ma non c'è stasera Amici. C'è domani. Ma che cavolo. Vabbè, vi saluto di nuovo. Grazie mille della compagnia e ci vediamo al prossimo video.